Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Abbiamo già dedicato un capitolo al ruolo nella storia del calcio italiano dei portieri di riserva, figure che hanno perso il loro ruolo immutabile di dodicesimi mano a mano che il calendario si è intasato, aggiungendo sempre più partite e con esse la necessità di far ruotare i giocatori in campo. Grazie alle vostre numerose segnalazioni nei commenti, però, si sono aggiunti nomi che non possiamo dimenticare che fanno parte di questo secondo capitolo di Numeri 12, i migliori portieri di riserva della storia della Serie A. Massimo Piloni. Fisico possente e dotato di grande affidabilità tra i pali, Massimo Piloni ha giocato dal 1969 al 1975 nella Juventus senza riuscire mai a ritagliarsi un posto da titolare, nonostante molteplici opportunità. Nel 1971 sembra finalmente scavalcare Roberto Tancredi nelle gerarchie bianconere. È protagonista nella semifinale di Coppa delle Fiere a Colonia, ma un infortunio al polso gli fa saltare la decisiva finale di ritorno. Io persi la partita e la Juve la Coppa, ricordò. Mentre nella stagione successiva riuscì a scalzare Carmignani nelle ultime 5 partite del torneo. Nel 1972 sembra pronto ad avere la sua grande chance, invece arriva Dino Zoff. 4 stagioni, 0 presenze e una delusione raccontata ai giornali. C'era questa amichevole ad Ancona, la mia città. Speravo che Zoff mi cedesse il posto, invece volle giocare lui a tutti i costi. Una delusione, come fosse ieri. All'epoca il posto non si cedeva, Piloni giocò nelle serie inferiori per ritrovare il gusto del campo, tornando anche in Serie A con il Pescara. Pasquale Fiore. Storico secondo portiere del Napoli tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, in particolare fu il fedele dodicesimo del giaguaro Castellini, anche se era stato estremo difensore di riserva del club partenopeo, anche dopo essere emerso nelle giovanili della società all'inizio dei 70. Viene ricordato per l'affidabilità e la capacità di restare dietro le quinte senza creare problemi e farsi trovare pronto all'occorrenza, tanto che si ricordano due ottime performance in due pareggi senza reti in cui sostituì Castellini contro Inter e Roma e in una vittoria di misura 1-0 contro la Fiorentina. Una storia particolare lo coinvolse in un giro di assegni che faceva pensare a un coinvolgimento di alcuni calciatori azzurri in un giro di camorra finito sui giornali, ma le accuse non lo scalfirono. Chiuse la carriera a Udine prematuramente a causa di un infortunio al tendine d'Achille. Michelangelo Rampulla. Al contrario di molti portieri citati in questo ciclo di video che hanno passato la carriera da dodicesimi puri, Rampulla ha vissuto buona parte della carriera da titolare, prima al Varese, poi al Cesena e infine alla Cremonese, dove visse l'ascensore dalla Serie B alla Serie A che spesso caratterizzò la formazione grigio-rossa dalla fine degli anni 80 all'inizio dei 90 e con la quale realizzò anche uno storico gol in trasferta a Bergamo. Nonostante questo, nel 1992 arriva alla Juventus e diventa il dodicesimo per eccellenza, giocando comunque ben 99 partite ufficiali dal 1992 al 2002, in maglia bianconera per la sua grande affidabilità e qualità tra i pali. Vince la Champions nel 1996 con una presenza nella competizione ed è presente in panchina il giorno della vittoria dello storico scudetto del 5 maggio 2002, chiudendo idealmente un cerchio in una carriera in cui è stato da molti giudicato il miglior dodicesimo della sua generazione. Romano Cazzaniga. La sua è una storia davvero particolare. Dopo una carriera nelle serie inferiori alla Pro Patria, al Monza e due passaggi di una stagione sempre giocando da titolare alla Regina e al Taranto, nel 1975 approdò al Torino di Gigi Radice
e da secondo di Castellini vinse lo storico scudetto del 1976. Clamorosamente però la sua carriera si interruppe per uno scherzo, raccontò lui stesso. Cercavo di frenare i ragazzi negli scherzi, allora un giorno Santin mi obbligò a preparare un gavettone dal secondo piano della Villa Sassi dove eravamo in ritiro a Torino. Fu destino, caddi dalla finestra e riportai diverse fratture a vertebre, costole e bacino. Dopo quell'incidente scelsi di non ritornare a giocare, ma di seguire Radice come vice. Il tecnico infatti lo volle al suo fianco dopo averlo conosciuto già molti anni prima. Dopo un Treviso pro patria venne a cercarmi negli spogliatoi per conoscermi. Scoprimmo di essere vicini di casa e da lì nacque la nostra amicizia. Nevio Favaro. Un altro numero 12 assolutamente storico del calcio italiano negli anni 70 è la riserva di Franco Superchi alla Fiorentina e poi ricopre lo stesso ruolo a Napoli dal 1971 al 1978. Gioca solo 7 partite, quindi passa alla Salernitana dove ritrova il gusto di essere titolare che aveva perso dopo i primi anni al Venezia. Torna però ad essere un inossidabile dodicesimo al Genoa, dove resta tra il 1980 e il 1987, alle spalle di Silvano Martina, sostituito per 3 gare nella stagione 1983-84. Il grande rimpianto della sua carriera resta però la frattura in una sfida di Coppa Italia. Tra le sue 2 squadre, la Fiorentina e il Napoli, giocando con gli azzurri, si ruppe la gamba nell'unica occasione stagionale per giocare. Renato Copparoni. Sia a Cagliari sia a Torino è sempre stato abituato a giocarsi il posto pur restando spesso dietro le quinte. Dopo la cessione di Albertosi al Milan, il club sardo scelse Vecchi, ma l'infortunio di quest'ultimo lo portò ad essere il titolare per un paio di stagioni, tra Serie A e Serie B. Il passaggio al Torino non cambiò le abitudini, Copparoni si ritrovò ad essere il secondo di Giuliano Terraneo e Silvano Martina. Ma quando nella stagione 1985-86 quest'ultimo si infortunò, giocò con una certa continuità, diventando il primo portiere in Serie A a parare un rigore a Diego Armando Maradona il 2 marzo 1986. Copparoni ricordò così quel momento. Ho deciso di non muovermi sperando che quel suo piede così piccolo non mi fregasse. Ce l'ho fatta, mi sono buttato a destra e gliel'ho tolta. Stavamo perdendo 3-1, non c'era molto da esultare. Ma Radice mi disse una cosa. Caro Coppa, questo è un sigillo. Entri nella storia. Ultima occasione per la gloria, pur essendo di nuovo finito nelle gerarchie dietro Fabrizio Lorieri, il quarto di finale di Coppa UEFA perso contro gli austriaci del Tirol Innsbruck a causa di un Eurogol di Hansi Müller. Copparoni con Dossena davanti a sé. Rivediamo anche da questa angolazione. Gli è passato sopra la mano, 1-0 al 15° gol di Hansi Müller che ci viene riproposto con continuità dalla... Se ricordi altri storici numeri 12 del calcio italiano, segnalali nei commenti e questo video potrebbe avere presto un terzo capitolo. Nel frattempo, naturalmente, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!